andando a Milano, a Villa Belgioioso. Il palazzo ha una storia sia artistica che politica abbastanza lunga. La villa è edificata da un architetto che si chiama Pollack, Leopoldo Pollack, tra il 1790 e il 1796 per il conte Lodovico Barbiano di Belgioioso. Il conte era di ritorno dall'Austria dopo una campagna di diplomazia europea e subito dopo essere stata ultimata, dopo il 1796, la villa passa nelle mani dei francesi, divenendo la residenza del governatore militare di Milano, Gioacchino Murat. Nel 1804 il governatore della Repubblica Italiana, Melzi de Ril, acquista la villa Belgioioso per farne dono a Napoleone e perciò la villa prende il nome Villa Bonaparte. Dal 1806 ospita personalità illustri quali Camillo e Paolino Borghese e Letizia Ramolino, madre di Napoleone. La villa diventa poi residenza della coppia vicereale, formata da Eugenio di Beaumois e da Amalia di Baviera, i quali promuovono un grande intervento decorativo. A questo punto finisce la vicenda artistica della villa, le decorazioni che sono state fatte risalgono a quel periodo, però la storia politica continua ancora a lungo. Infatti fu lì che è stata firmata la pace di Milano fra la città e il generale Radetzky, quindi la pace in cui la città si arrese all'Austria. La pace di Milano è del 6 agosto 1849, mentre Radetzky stesso, abitò la villa tra il 1857 e il 1858. Fu successivamente dimora di Napoleone III e infine accolse il maresciallo Vallin. È famoso perché fu comandante dell'esercito all'alba dell'Unità d'Italia ed è proprio nel periodo dell'Unità d'Italia tra il 1861 e addirittura il 1865 che inizia il periodo della collezione della Galleria di Arte Moderna milanese. Infatti in quel periodo il comune inizia ad avere delle donazioni da parte dei benestanti di Milano costituiranno il patrimonio della Galleria d'Arte Moderna. Le collezioni che ci sono sono quelle di Grassi e Bismara. Una donata nel 1975, la collezione Bismara, e l'altra donata nel 1956, da Anna Damieli, vedova Grassi, in memoria del figlio Gino. La villa comunque dopo l'Unità d'Italia fu assegnata alla Corona d'Italia e entrò in un periodo di relativo abbandono fino agli anni 20 del 1900, quando fu ripresa in mano dal comune e fu deciso di costituire lì la Galleria d'Arte Moderna. Il parco della villa è stato anche questo realizzato dallo stesso architetto Pollack, che
che ha progettato il resto del palazzo ed ha come idea unitaria quella di non far vedere a primo sguardo l'intera composizione del Ed eccoci qui nella 22esima sala del GAM di Milano. Siamo accanto ai quadri di Daniele Ranzoni, abbiamo lasciato nell'altra stanza De Nittis e Zando Meneghi, di cui si è avuto occasione di parlare in un precedente editoriale. Abbiamo visto Segantini nella sala ancora attigua con le bellissime montagne di Segantini e ancora la mucca bruna all'abbeveratoio, un ritratto di giovane donna, e il giro continua nel pieno dell'Ottocento con le collezioni della Galleria di Arte Moderna di Milano, che è veramente meravigliosa e sorprende ad ogni sala. Siamo entrati nell'altra ala, ci ha accolto una statua del Canova, infatti sono molte anche le statue che possiamo vedere all'interno di queste sale. L'immagine di copertina dell'articolo del 9 maggio scorso, del 9 maggio 2016, era dedicata esattamente a questo quadro di Tranquillo Cremona. Si è parlato della scapigliatura e del chiaroscuro della scapigliatura che rende le immagini plastiche così vaporose. Ed eccolo qua alla GAM di Milano, alla Galleria d'Arte di Milano, in esposizione. Sappiamo che la Galleria molto spesso presta quadri e dà così la possibilità di esporre diverse opere che ha nelle sue collezioni, e Tranquillo Cremona è uno dei bellissimi di questa sala. La 14esima sala è dedicata specialmente a Francesco Hayez, autore anche questo dell'Ottocento, nato a fine del Settecento e molto, molto noto anche in tutto l'Ottocento, e abbiamo scorso Mosè Bianchi e ancora un artista che si chiama Pagliano e che dipinge la morte della figlia del Tintoretto. Vedremo nel seguito la raccolta Grassi. Alle mie spalle è un quadro di Paul Gauguin, pittore impressionista, il quadro del 1885, e dall'altra parte, sulla destra, un quadro di Vincent van Gogh che si intitola Le Bretonne et le Pardons de Pont-Aven. Non si possono fare foto all'ambiente che qui a secondo piano è raccolto, perché i soffitti sono più bassi, seppur abbiano una piccola volta, ma e che hanno una grande apertura, molta luce, perché è tutto a finestre e quindi le cornici dei quadri prendono il risalto della luce che arriva da fuori, quindi la luce esterna. Siamo passati accanto a un quadro di Mosè Bianchi e poi di nuovo De Nittis, vedremo Boldini. E sono tutti i nomi di cui si è sentito parlare nel corso di Inside Sire Chiesco. Morandi, Carrà, Sironi e ancora per gli impressionisti Renoir. Poi vediamo Picasso, due opere di Picasso e un vaso, un toro. Poi abbiamo un cammello della dinastia Tang e ancora Matisse. Da Inside the Staircase per la prima domenica del mese alla GAM di Milano. Arrivederci!